Ed eccoci tornati a Pokémon Light Platinum, parte numero 8. Allora, nella scorsa parte avevo preso, o nella scorsa o quella prima, un Heracross. Poi ho trovato due Snorlax, ne ho preso uno, l'altro lo devo andare ancora a prendere, non appena arriveremo nella prossima città. Ora, di questi due, uno rimarrà nella mia squadra, sicuramente, l'altro verrà depositato. Per quanto riguarda gli starter di Sinnoh, vi ho già detto che avrei preso Piplup e quindi avrei tenuto Empoleon in squadra. Mi hanno detto nei commenti di una delle scorse parti che si prendono gli starter di Sinnoh verso le ultime palestre. Perfetto così, perché contando che uno tra Snorlax e Heracross lo tengo, per adesso avrò già 4 Pokémon, quindi va benissimo così. Nella scorsa parte siamo arrivati a Phantom Town, una città abbastanza inutile, e oggi ci dirigeremo nel percorso 406. Dove piove, perfetto. Vediamo un po' chi mettiamo davanti. Mettiamo un po' Charmeleon. No dai, per adesso no. Facciamo prima così. Vediamo. Il condividi esperienza. Aggrovile. Così allenerò gli altri due. Li voglio portare almeno il 26 come Charmeleon. E affrontiamo la prima allenatrice, che ci manda Shroomish. Non è molto efficace, questo lo sapevo già. Headbutt. Perfetto, si paralizza. E fuori uno. Gloom. Qui cambiamo Pokémon per non perdere troppo tempo, che già Gloom è abbastanza difensivo, mi sembra. Poi siamo tra l'altro anche sotto la pioggia. No! Mi ha paralizzato, però l'ho bruciato. Bye bye. Krogunk. Faint Attack. Abbiamo Ember. Poison Sting. Per una volta Poison Sting non mi potrà avvelenare perché sono già paralizzato. Che bello. Ok. Ciao ciao. Antiparalisi ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo, vero? Non ce l'abbiamo. Perché non ci sono centri Pokémon qui? Non ho voglia di tornare nella vecchia città. Uffa. Ok, proseguiamo il cammino. Qui troviamo una bella Pokéball che contiene una Ultra Ball. Seems legit. Tipo, tu mi affronti? No. Mi fai passare, grazie. Qui non c'è nulla. Perché fanno questi percorsi se poi non c'è nulla? Ciao, affrontami, grazie. Un altro Shroomish, hanno tutti gli stessi Pokémon qui. Haha, statico, muahaha. Flincia, perfetto. Critical Hit. Potevi farlo prima, ma va bene. Gloom, rimettiamo Charmeleon. Sperando che non mi faccia Stun Spore. Tu, maledetto, per fortuna che hai fallito. Non osare. Quei maledetti Gloom che ci provano sempre. Krogunk di nuovo. Mi ha usato provocazione. Vabbè, io cambio Pokémon. No, perché ho messo Heracross? Che cavolo sto facendo? Vabbè, dai. Tanto per. Cosa Screech? No. Livello 27. Scary Face. No. Bene. Vediamo. Niente? Va bene. Etere. Oh, finalmente. Finalmente. Gli etere e gli elisir che mi servono qui. Che le lotte sono dure. Ho saltato te, ma tu non sei un allenatore. Però ci dai un fortunuovo? È quello che credo io?
Ottimo. Lo diamo a Elekid per adesso. Pescatore? Ok, niente. Grazie. 406. Salve. Red. Diamond. Ti confondo sempre. Oh, è da molto tempo che non ci vediamo, eh. Questo mi sto perdendo qui dentro. Ok. E ora c'è una bella lotta contro Diamond, che ha la skin di Lucas di Pokémon Platino, e ci manda un Gasly. Vediamo subito il Forte Nuovo all'opera. Il Forte Nuovo, per chi non lo sapesse, viene dato a un Pokémon e gli fa guadagnare più esperienza di quella che dovrebbe guadagnare di norma. Quindi Forte Nuovo più condivisore esperienza, che ce l'ha Grovyle, guadagniamo esperienza alla grande. Thunder Punch sotto la pioggia, ok. Credo che dovrebbe essere più forte sotto la pioggia, almeno di norma. Spero, non lo so. Io vado di logica, vado di fisica. O di chimica, non lo so. Aia, aia, mi ha fatto male. E hai pagato. Livello 24 per Elekid. E ora usa anche lui Elekid. Io adesso voglio usare Grovyle, perché le mosse di tipo elettro sono poco efficaci su Grovyle. Le mosse di tipo erba anche sono poco efficaci contro Elekid, ma io userò altro. Prima di tutto vado con un bel Leer. Lui mi usa Light Screen, maledetto. Però aumenta la difesa speciale, quindi sta bene così. Ne faccio un altro. E ora andiamo con Pursuit. Aia. Perfetto, critical hit, andato. Sconfitto Diamond. Oh, abbiamo lo stesso numero di medaglie. Andiamo sulla... andiamo alla seconda palestra, va bene. Come tu vuoi. Hello. Umbrilum. Ho paura di questo Pokémon. Ah, siamo paralizzati, perfetto. Cavolo. E adesso ci batte con Leech Seed. Damn it. E vai, bruciato. Aia, Stun Spore, no. Cavolo, abbiamo tutti i Pokémon paralizzati. Provare al 24, va bene. Gloom. Forza. Attaccalo, no. Dai, subia, subia. Bene, bravo. Chi è che manda? Roselia, ok. Maledetta pioggia che mi fa indebolire gli attacchi tipo fuoco. Credo che sia la pioggia. Dai, subia la paralisi. Dai. Dai. Lui continua ad aumentare l'attacco speciale, ma non fa nulla. Ok, speriamo di arrivare subito in questa nuova città, perché ho già la squadra un po' scarica. Va bene. Albero. Niente, va bene. Questi alberi non sono molto generosi. Troviamo una dive ball, che non mi ricordo che ball sia.
Ah, ok, allora sarebbe la Subball. Allenatore. Perfetto, si paralizza. Sperando che non usi pazienza, se no siamo fregati. Anzi no, adesso non più. Forza, 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 forza. Dai! Mi hanno anche addormentato, bene. E tutto questo per non andare KO con un cavolo di PS rimanente. Ti svegli, per favore. E diamine, non si sveglia. Cavolo. Sand Slash. Ah, ora recupero un po' di energia. Ah, porca miseria. Vabbè, almeno revitalizzato avrà la paralisi tolta. Wow, il livello a cui è questo Sand Slash. Livello 28. Ti prego, attaccalo, eh. È a livello... E vai, perfetto. Paralisi più Sand Attack alla grande. No, dai, su, via. Porca miseria, porca miseria. Ma porca miseria! Che cavolo è quel Pokémon? Li ho finiti, perfetto. Mamma mia, che lotta. Ok. Krogunk. Perché aveva un Pokémon al 28, dannazione? Troppo forte. Ok, è andato. Io torno indietro. Prima però prendiamo questa bella super pozione, che l'avrei potuto trovare prima. Peccato. Via, selvatici, non mi date fastidio. Torniamo un attimino a velocità doppia. No, perché sto combattendo? Dai. Basta, Pokémon selvatici. Ok. Andiamo a curarci. Quante volte ci dovrò venire qui? Non lo so. Scusate se sto velocizzando, ma è soltanto per tornare al punto dove eravamo prima. Concedetemelo. Ok, qui è ancora percorso 406, sì, qui è dove siamo venuti prima. Ok, qui ci siamo già venuti. Un Psyduck! Allenatore. Nidorino. Forza. Ok, è andato.
Roselia. Non... Ma Dio mio, è incredibile come Poison Sting avveleni sempre. Livello 25. Skyplume. Alich Seed. Ecco, ora se lo potevo battere con un altro attacco, ora mi toccherà subire un altro turno. No, invece no. Ah, e dovrebbe essere aiuto fuoco. Giusto, perché sono a vita gialla, quindi... Bene. Gli antidoti, per fortuna, ne abbiamo un altro. Uno, però, eh. Rendiamoci conto. Ci stanno massacrando qui. Un Grimer. O Grimer. Grimer lo chiamavano, mi sembra, nel cartone animato. Però la pronuncia sarebbe Grimer. Inglesizzata, sì. Oh, siamo arrivati, mi sa. Vediamo un po'. Ora voglio fare headbutt in tutti gli alberi. Però qui non c'è nulla. Ciao. Ok. Emerald City. Cosa succede? Perché ci sono quelle fiammelle? Qualcuno ha appiccato un incendio? Team Steam ha fatto un gran lavoro prendendo il controllo di questa città. Scylla mi ha detto di trovare la sfera blu e la sfera rossa nel laboratorio botanico di Emerald, nella città di Emerald. Ok, andiamoci, possiamo lasciare questo posto a bruciare. Grandi notizie, andiamo. È tempo per i veri leader del Team Steam di sporcarsi le mani? Wow. Quelli sono leader del Team Steam, non l'avrei mai detto dagli sprite. Comunque. Sì, ok, giro panoramico della città, molto molto bello, molto lento. Tutto quello che volete, entriamo in città. Oh, lì c'è qualcuno che ci aspetta. Quindi per adesso interrompiamo la parte qui, noi ci vediamo nella prossima. Questa parte credo sia stata un po' corta o perlomeno monotona, perché abbiamo affrontato solo allenatori e ci siamo soltanto incavolati per la loro difficoltà. Nella prossima parte visiteremo la nuova città, quindi ci vediamo alla prossima!